E questa è l'influenza appunto di questa idea che diceva anche Luigi stamattina, di cui parlava, cioè ci sono dei movimenti che dicono lasciamo perdere come un problema è diventato un problema, partiamo subito a parlare delle soluzioni, ci sono possibilità di uscire senza lì a rimangare il passato immediatamente proporre o parlare di cosa vorresti fare domani, no? Cosa c'è nel futuro, quali possibilità. E se te dico, è interessante, cioè noi siamo affascinati da vedere come un problema si è costruito, no? Siamo affascinati da quella cosa lì, però è pericoloso dal punto di vista del linguaggio, cioè noi essendo affascinati diamo più valore al passato che al futuro. Cioè il nostro interesse, qualche volta è piacevole sapere, no? Come si è arrivati lì, però il saperlo, parlarne in certo senso diventa parte del problema. Se io parlo sempre del passato, allora praticamente do il messaggio bisogna cambiare il tuo passato perché tu possa migliorare nel futuro. E questo sappiamo che è un'idea micidiale, non sapere che no, il passato devo cambiarlo, è impossibile. Ecco, e quindi rimanere troppo tempo a parlare del passato in qualche modo non è utile, anche se è interessante. Questo riesce a introdurre il concetto del tempo, no? E questo è importante. Cioè, a un certo momento è chiaro che tu ti stai muovendo verso il futuro di uscire da questa famiglia, però uno non può mai uscire se non ha risolto dei problemi prima. Cioè, non può lasciare una situazione senza averla capita. Cioè, questo è un po' l'intervento classico in certo senso, no? È chiaro che tu puoi andartene, hai tutte le facoltà, tutta la voglia, il desiderio, cioè l'uomo, cioè tutto quanto, no? Però ovviamente ci sono dei lavori da fare in casa ancora che non hai compiuto, che non sono completi. Quindi ci vuole del tempo. E probabilmente adesso facciamo la terapia e magari limitiamo nel tempo, ci diamo 10 mesi di tempo per fare questo lavoro, introdurre l'idea del limite del tempo. C'è una possibilità di finire il lavoro, cioè separare, perché anche una persona in questo stato cosiddetto psicotico non riesce a introdurre l'idea del tempo, cioè lei vuole in famiglia e essere fuori contemporaneamente e quindi non sa trovare una via uscita. Introdurre l'idea che si può essere qualche volta in famiglia e qualche volta fuori, questa è la difficoltà, no? E lì potrebbe essere qualche rituale che può aiutare a qualcosa del genere, per introdurre il tempo. Beh, lei è tipica dell'ambivalenza, quando è dentro in famiglia vuole scappare, quando è fuori pensa alla famiglia e non riesce a risolvere il problema. Andiamo avanti un po'. E per quanto riguarda il passato e il futuro, che il terapeuta è importante che rimanga nella prospettiva futura, però io penso che deve tenere in considerazione il terapeuta anche qual è la prospettiva temporale del cliente. Cioè, se parte con l'idea di lavorare sul futuro e il paziente è fermo in una prospettiva temporale sul passato, è fisso, non riesce a creare un rapporto. Per esempio, se tu prendi un depresso che... E molti depressi sono indirizzati verso una prospettiva temporale di fissazione nel passato, continuano a ricordare il passato. Se tu continui a portare al futuro, non ti ascoltano. Quindi, secondo me, per il terapeuta, una delle cose che deve pensare è qual è la prospettiva temporale del paziente e della famiglia. Per esempio, ci sono certe famiglie che hanno una prospettiva temporale soprattutto sul passato, pensano al passato. E quindi a questo punto deve tenere in considerazione questo, e eventualmente con loro parlare anche del passato, perché altrimenti non riesci a formare un rapporto, per poi eventualmente portare una prospettiva futura. Io credo che in questo senso, secondo me, rimanere per il terapeuta soltanto in una prospettiva temporale, per esempio nel futuro, io penso che può avere un effetto in un certo numero di casi, ma in altri non riesci a fare un rapporto. Quindi credo che e questo è il discorso della circolarità, e circolare anche, essere circolare riguardo le prospettive temporali della famiglia. Ecco. Poi, è vero, se il terapeuta rimane troppo nel passato, per esempio, c'è il pericolo di, e questo penso, andando indietro nel tempo, anche quando si facevano terapie a orientamento analitico, anche nelle analisi, adesso vedo a posteriori certi pericoli, che erano quelli che rimanendo tanto nel passato, del cliente,
si arrivava a co-creare una realtà ferma, rigida, no? Del passato, in cui anche il terapeuta veniva a diventare determinista, nel senso che quel vero passato creava quel determinato presente. Quindi il pericolo di rimanere troppo nel passato, dal punto di vista del terapeuta, è pericoloso, nel senso che tende a co-creare, no? E entrare in quel discorso che facevo stamattina, di visione lineare, causale, deterministica, del quel passato crea quel presente e così via. In sintesi, quindi, è bene sempre mettersi una prospettiva futura, sono d'accordo con quello che dicevi prima, però tenendo presente il punto fondamentale, qual è la prospettiva temporale del cliente, perché se sul passato devi prima cominciare a entrare nella loro prospettiva e poi a poco eventualmente li puoi condurre verso un futuro e quindi verso l'evoluzione. Tanto questo è. Sì, ma se uno è innamorato del proprio passato, diciamo, no? Cioè diventa... probabilmente è basato sull'illusione o sulla fantasia o sulla premessa, diciamo, che solo se cambio il mio passato io posso avere il futuro. Questa è un'idea, no? Un'idea molto pericolosa, diciamo, che è stata costruita. No. Io vengo da una famiglia disgraziata, quindi io non ho futuro. Solo se fossi nato in una famiglia più sana sarei sano. No? Questa è un'idea micidiale.